Buonasera Piotti. Purtroppo Buonasera. oggi per il mondo del calcio in generale è una giornata triste per la scomparsa del dio del calcio, Diego Armando Maradona. Sì, è una notizia che ha colto un po' tutti i preparati, perché l'operazione che avevo avuto al cervello sembrava andata bene e purtroppo è morto quello che io considero il numero uno, tanto più che racconto un aneddoto. Io nella foto del mio profilo WhatsApp c'ho la foto abbracciata a Maradona in concomitanza con l'amichevole che facemmo col Milan contro il Boca Junior, quando in pratica Maradona era ancora, diciamo, un ragazzino. E io dopo la partita l'ho preso e vieni qua a fare la foto perché tu mi sa che diventi famoso. Questa mi è rimasta impressa, ecco, perché poi in effetti la carriera che ha fatto dimostra che ci avevo visto giusto, ma non era difficile vedere giusto a quel periodo. Piotti, la stiamo vedendo questa foto di cui stava parlando con Maradona con la maglia del Boca Junior. Insomma, al di là dei tanti video, anche chi ha avuto la possibilità di ammirarlo in campo, già da ragazzino, da giovane, si vedeva la stoffa del campione e della leggenda. Sì, certo, infatti quella partita lì lui era stata fatta, organizzata una tournée da parte del Boca Juniors che l'ha fatto girare un po' in diverse amichevoli per mettere in mostra quello che era considerato un talento emergente, difatti è stato così. Buonasera, Torino Piotti. Volevo Buonasera. chiederle, quando si doveva affrontare Maradona, nella testa dei portieri che cosa circolava? Oppure il problema non si poneva perché diceva, beh, andrà come andrà. Qual era la preoccupazione maggiore per un portiere quando doveva affrontare dall'altra parte uno come Diego Armando Maradona? Come ha detto lei, era un giocatore talmente imprevedibile che non potevi pianificare un certo modo di comportarti perché lui di punto in bianco inventava qualcosa di non comune in quel momento nel calcio. Io sono stato anche fortunato perché un paio di volte abbiamo preso il palo, però da lui ho preso solo gol su rigore. Quindi già vuol dire che è già un vantaggio, però come ho detto, oltre che essere un grande giocatore, chiaramente io mi riferisco al periodo del Napoli, era anche un grande trascinatore perché da solo trascinavo 80.000 spettatori. Ecco. Insomma, se uno si poneva il problema di come fermare Maradona, rischiava di finire in un incubo, tanto valeva giocarsela e vedere come andava a finire. Esatto, ma a parte i portieri l'hanno provato tutti, anche chi lo marcava, no, io mi ricordo che quando andavamo a Napoli l'allora allenatore Sonetti predisponeva una specie di gabbia, cioè per lui, però cioè, lui era talmente forte che qualsiasi contromisura era inefficace. Piotti, noi la ringraziamo per il suo tempo, per la sua disponibilità e per il suo ricordo di Diego Armando Maradona. Grazie mille. Grazie a voi.